Buongiorno a tutti, oggi vediamo il ritorno a, a Betel dove eh, Giacobbe aveva fatto quel voto dopo aver visto appunto la scala in sogno, questa scala che eh, dalla terra eh, poggiava fino al cielo. Ecco. E Dio stesso, come lo vedremo, che gli dice appunto di tornare in quel luogo, nel, nel luogo della rivelazione, prima che facesse il viaggio verso Paddan Aram, ecco, la, la Mesopotamia, dove appunto eh, eh, rimani, rim, eh, rimase venti eh, anni. Ecco sotto Labano è eh, lo zio, il fratello della madre. Leggiamo i primi versetti. 1-4. Dio disse a Giacobbe: Alzati, sali a Betel e abita là. Fatti là un altare al Dio che ti è apparso quando fuggivi. Esaù, tuo fratello. Allora Giacobbe disse alla sua casa e a quanti erano con lui togliete gli dei stranieri che sono tra voi, purificatevi e cambiate i vostri abiti. Poi alziamoci e saliamo a Betel. Voglio fare là un altare al Dio che, a mia, che mi ha dato risposta nel giorno della mia angoscia, e che è stato con me nella via che ho percorso. Diedero dunque a Giacobbe tutti gli dei stranieri che avevano in mano e i pendenti fissati ai loro orecchi. Giacobbe li sotterrò sotto la quercia che è presso Sichen. Ecco. Allora Dio eh, dice a Giacobbe di ritornare a Betel, come abbiamo già detto. E poi di farsi là un altare perché era un luogo santo. Ecco, abbiamo visto anche Abramo, eh, eh, tutti i patriarchi che si facevano un altare perché si faceva così, però eh, al dio di Israele questa volta. E, e Giacobbe a, a questo punto, siccome ormai mh, ha visto, ecco, la potenza di Dio nella sua vita, ecco, che lo ha, eh, lo ha guidato, l'ha protetto, ecco, nonostante le prove che abbiamo visto. Ecco, e a questo punto, eh, siccome appunto le, eh, anche le sue mogli e i figli venivano praticamente da, da una. Regione pagana, ecco, Giacobbe a questo punto fa la, il ripudio definitivo del, del, degli idoli pagani. Eh, vi ricordate ad esempio quando, eh, quando Rachele ecco, pre, eh, ruba il, il feticcio, eh, l'idolo del padre, erano. Eh, erano in terra pagana, però adesso Giacobbe toglie appunto questa, queste, 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 queste pratiche pagane dalla sua famiglia in modo completo. Ecco... E quindi dice, appunto, togliete gli dei stranieri che sono con voi. E poi dice, purificatevi e cambiate i vostri abiti. Eh, di questo tema ne parleremo poi nel, negli spunti. E poi dice ai suoi, appunto, che si vuole recare a Bethel a, a costruire l'altare e il memoriale appunto della risposta ecco, che Dio gli aveva dato prima del viaggio. Cioè, non che gli aveva, la risposta viene dopo, però eh, Giacobbe aveva fatto un, un voto. Ecco, se, se questo Dio dei miei padri eh, mi avrebbe eh, appunto, aiutato e guidato eh, nel mio viaggio, eh, ricordiamo che Giacobbe eh, dice lui stesso di essere partito con il bastone ecco, praticamente non aveva niente ecco. e invece tutto è andato bene e ritorna nella terra santa eh, ricco anche ricco e con una grande famiglia ecco. e quindi mh, qui vuole fare un altare di ringraziamento probabilmente anzi sicuramente perché ha visto, come ho detto prima, eh, la potenza di Dio, la potenza di Dio nella sua, nel suo viaggio, in questa permanenza di vent'anni appunto con Labano. E parla proprio di angoscia, eh? prima di partire, non avendo nulla, ecco, cercare la moglie, un lavoro, eh, eh, aveva proprio eh, l'angoscia, ecco. E poi dice appunto che Dio è stato con lui nel cammino. Ecco, e allora al versetto 4 c'è appunto la, la purificazione e, e Giacobbe a questo punto vuole che anche tutta la sua famiglia segua il Dio di Israele. Ecco. E, e tutti questi fetici e perfino gli orecchini vengono sotterrati. Eh, Sotto una quercia. Andiamo avanti. Levarono poi l'accampamento, vi fu un terrore di Dio su tutte le città intorno a loro. Perciò non si diedero all'inseguimento dietro ai figli di Giacobbe. Giunse dunque Giacobbe a Luz, cioè Betel, che è nella terra di Canaan, egli e tutti coloro che erano con lui. Là costruì un altare e chiamò quel luogo dio di Betel, perché quando fuggiva da suo fratello, là gli furono rivelati gli dèi. Ecco, spieghiamo un po' questo passaggio. Allora abbiamo visto che è Dio con questo terrore di Dio, ecco, non, molti non traducono alla lettera, ma è un, tiro, un terrore di Dio che piomba su queste città pagane. ecco, per, Questo terrore viene appunto dopo la, la strage di Sichem ecco, che abbiamo visto appena prima, e perché appunto Giacobbe era era molto preoccupato perché avevano fatto una vendetta eh, sanguinaria e, e, e oltre, oltre, oltre misura. Ecco, e quindi Giacobbe, appunto nel pericolo precedente, alla fine dice ma verranno a sterminarci. Ecco. E invece qui è Dio è da solo ecco che... Ehm, diffonde un terrore di Dio su tutte le città intorno e perciò non diedero all'inseguimento dietro ai figli di Giacobbe. Quindi vedete questa, questa prova di, di Giacobbe viene senza, senza la, la mano di, di uomo, ecco, neanche la, eh, la, eh, Giacobbe viene salvato da Dio. Eh, lui no, non fa quasi niente. Ecco. E, e allora mh, continua il, il viaggio verso Betel che era nella terra di Canaan, che era pagana però noi, per noi è la terra santa, e, e là appunto eh, costruisce questo altare. Che lo, e, e il luogo lo chiama Dio di Bethel perché lui l'ha conosciuto là a Bethel ecco, quando ha fatto il voto e quando ha avuto il segno ecco, e vedete qua come, eh, come è importante ecco, avere una religiosità ecco, dove possiamo qualche volta identificare qualche atto di provvidenza di Dio perché Giacomo era il dio dei suoi padri, gli era stato solo raccontato, però adesso lo vede ecco, nella sua vita, l'ha visto nella sua vita. Ecco. E, e fece quel voto appunto quando fuggiva da, da suo fratello Esaù, e, e là gli furono rilevati. Rivelati gli dei, anche qua la traduzione io ho fatto letteralmente perché vede gli dèi che sono questi angeli, appunto che come abbiamo visto del sogno, eh, è al plurale, qui non si può sbagliare, quindi si indica questi angeli che eh, sono gli angeli che... Che salivano e scendevano dalla scala ecco c'era un contatto con, eh, con il cielo la, la dimora di, di dio e infatti il testo dice giacobbe fece un sogno una scala poggiava sulla terra mentre la sua cima raggiungeva il cielo ed ecco gli angeli di dio salivano e scendevano su di essa ecco. Ecco, poi c'è al versetto 8 la, la morte di Deborah. E qui si discute molto, ma io penso che sia la baglia di Rebecca, ma non che abbia fatto questa baglia, abbia... Allattato Rebecca, era una balia che, la balia, infatti, aiuta la madre nell'allattamento e questa qui probabilmente era la balia che aveva allattato Giacobbe. Io penso così, ecco. E, e probabilmente non se ne parla, ma. Si può pensare appunto che eh, siccome ancora non sono tornati a casa, eh, questa, questa balia aveva seguito eh, Giacobbe in tutto il viaggio ecco, e, vi e muore proprio eh, a Betel. Ecco, eh, Essendo la baglia di Rebecca, ecco, secondo me la madre era quella che appunto eh, amava di più Giacobbe e probabilmente eh, prima del viaggio verso Padan Aram aveva eh, lasciato la, la baglia con lui perché lo accompagnasse. Ecco, può avere un'altra madre. Ecco, io, questa è la mia... Io ho interpretato così, ecco, si chiama Quercia del Pianto, vuol dire che era una persona che era in famiglia, ben conosciuta e che aveva passato anche tutte le traversie di Giacobbe. E quindi, si chiama il posto in cui viene sepolta la Quercia del Pianto. Ecco, poi andiamo a vedere mh, subito dopo che c'è un altro intervento di Dio. E dice, quando fu tornato da Padanaram, Dio apparve un'altra volta a Giacobbe e lo benedisse. Dio gli disse, il tuo nome è Giacobbe. Il tuo nome non sarà più Giacobbe, ma Israele sarà il tuo, il tuo nome. E chiamò il suo nome Israele. Dio gli disse: Io sono El Shaddai, sii sì, fecondo e numeroso, popolo e assemblea, e da te vi saranno popoli, dai tuoi lombi usciranno dei re. La terra che ho dato ad Abram e a Isacco la darò a te, e darò la terra alla tua discendenza dopo di te. Dio poi salì al di sopra di lui nel luogo dove gli aveva parlato. Giacobbe eresse una stele, una stele di pietra, fece su di essa una libazione e versò olio su di essa. Giacobbe impose il nome Betel al luogo dove Dio aveva parlato con lui. Ecco. Allora vediamo un'altra manifestazione di Dio. Dove si impone un'altra volta perché l'abbiamo già vista prima, dopo, dopo la lotta notturna contro l'angelo di Dio, cioè l'abbraccio, poi, e, però Dio glielo dice un'altra volta perché a questo punto eh, Giacobbe ha rifiutato ecco, completamente eh, le pratiche. Beh, non le faceva, però la sua famiglia ehm, accoglie questo Dio, ecco, ehm, che si è manifestato tante volte a Giacobbe, e a questo punto il nome Israele, cioè che ricorda appunto questa, questo abbraccio dell'angelo a Giacobbe, eh, il, no, il nome Israele, oppure la lotta ecco contro Dio. E, e poi Dio eh, si presenta con il nome El Shaddai, che è un nome, è un nome di Dio eh, molto arcaico, eh, c'è poche volte nella Bibbia, eh, secondo l'aramaico vuol dire il Dio onnipotente. E poi gli fa, appunto, gli ripete eh, la promessa che non era solo sua, ma anche... Eh, di suo padre e di suo nonno Abramo, ecco, si feconda e numeroso, eh, popolo e assemblea, e poi dice: Da te vi saranno popoli, dai tuoi lombi usciranno dei re. Ecco, qui è proprio la, la promessa vera. Ecco, è, ehm, la benedizione fosse, poteva ehm, essere eh, la benedizione per i beni, per il lavoro, eccetera, ma qui c'è proprio il, ehm, il progetto di Dio. Ecco, dice, eh, dice popolo e assemblea: questo è Israele, poi vi sono anche gli altri popoli, come abbiamo visto tante volte. Questa è proprio la, la la promessa, ecco, che Dio ha fatto a tutti e tre i patriarchi. Ecco. E, e poi gli fa la promessa della terra, Io darò la terra alla tua discendenza dopo di te, quindi lui non la verrà, non, non sarà sua, ecco, però eh, ai suoi discendenti. Ecco. E, Dio poi solo ascende al cielo, ehm, sopra, al di sopra di lui, eh, proprio nel luogo dove aveva parlato. E, e Giacobbe mh, a questo punto... Ehm, Erige una stela memoriale, memoriale vuol dire fare memoria di quello che era successo in questo luogo. Era una stele di pietra e poi fa un. Una libazione e versa, versa olio, poi eh, queste consuetudini del sacrificio, dell'offerta, in questo caso eh, le vedremo poi nella Torah, nella, nella legge di Mosè, perché appunto abbiamo già detto che eh, anche la, la Torah ecco, poi si rifà alle consuetudini eh, dei patriarchi, l'abbiamo già visto e l'abbiamo già detto. Ecco. E, e, Giacobbe impose il nome Betel eh, dove Dio gli aveva parlato. Eh, Betel vuol dire casa di Dio, eh, quando mh, il, il Signore mh, si fa vedere in sogno eh, era solo un, un, una esclamazione. Ecco. Eh, perché lui aveva avuto questo sogno appunto, dove vedeva che eh, il cielo e la terra erano eh, congiunti in, eh, da una scala. Perché eh, per gli antichi il cielo è un luogo inaccessibile, c'era ecco, Dio, ecco, invece noi siamo uomini. Eh, però Giacobbe diceva: Questa è davvero la casa di Dio. Cioè Bel è. è, è cioè be, Bethel, che vuol dire appunto casa di Dio, però allora era solo un'esclamazione e, e Giacobbe aveva fatto solo il voto, invece adesso eh, la chiama proprio Bethel, ecco perché ha capito proprio che eh, questo Dio ecco, si era eh, manifestato a lui e aveva parlato con lui. Però vedete, ad abbracciare completamente e eh, in, in tutto eh, questo Dio dei patriarchi c'è stato un, un lungo cammino. Ecco. Andiamo avanti, poi levarono l'accampamento da Betel. Vi era ancora un tratto, un tratto di territorio per arrivare ad Efrata quando Rachele partorì ed ebbe un parto difficile. E avvenne che nel travaglio del suo parto la levatrice le disse non temere, perché anche questo è un figlio per te. E avvenne che mentre esalava il suo ultimo respiro, poiché era morente, gli diede nome Ben Oni, mentre suo padre lo, chiamavo, lo chiamò Beniamino. Così Rachele morì e fu sepolta lungo la strada verso Efrata, cioè Betlemme. Giacobbe eresse sulla sua tomba una stele. Essa è la stela del sepolcro di Rachele che, es che esiste fino ad oggi. Ecco. Allora si va in direzione di Ebron e, e mancava un po' di strada per arrivare appunto a Ebron che è chiamata anche Efrata Efrata però è Betlemme erano a Betlemme ecco, quasi arrivati a, a Ebron dove c'era appunto la, 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 il sepolcro degli antenati di Abramo, di Sara eccetera e Rachele ha un parto difficile, e la levatrice dice: No, guarda anche un figlio. Ecco, sappiamo bene che per gli antichi il figlio era prezioso, il, fig il figlio maschio, e però Rachele ci mette tutte le sue forze e, e era morente, e, e però riesce a partorire. E quindi questo figlio rimane, c'è una prova di, di coraggio proprio di, di Rachele, ecco, che fa di tutto ecco, per, per riuscire a, a dare questo figlio e non, e non morire prima. Ecco. Infatti lo chiama Ben Oni, che vuol dire nell'ebraico figlio del mio vigore, della mia forza, cioè delle mie ultime forze. Ecco invece il, il padre, Giacobbe eh, lo chiama ben, ben Yamim, vuol dire figlio di giorni. Adesso spie spiego una cosa. Nell'ebraico, quando si dice figlio, eh, non so, della perdizione, ecco, uno non può essere figlio di un eh, concetto astratto, ma invece nell'ebraico vuol dire figlio vuol dire appartenente. Ecco eh, eh, qui eh, Rachele vuol dire eh, che è figlio ecco, delle mie ultime forze prima di morire, in questo caso invece eh, figlio di giorni, eh, appunto come ho detto prima, ecco, vuol, dire, ehm, vuol dire figlio dei giorni, vuol dire eh, il, il figlio avuto in vecchiaia. ecco. Ehm, ad esempio gli ebrei quando chiedono eh, al eh, loro interlocutore quanti anni hai, dicono eh, sono figlio di vent'anni, eh, di dicono così eh, anche loro, anche oggi. Ecco, quindi sono modi di dire che però ci fanno capire queste, questo ricordo che rimane appunto nel, proprio nel nome del bambino. Eh. ecco. E qui poi eh, Giacobbe e Rebecca danno due nomi a, a questo figlio. Ecco. E, e vedete che si dava il figlio secondo l'accaduto la, praticamente. Eh, Rachele ricorda appunto le sue ultime forze per dare alla luce questo figlio e Beniamino invece che era, era un figlio avuto in vecchiaia, ecco, figlio di giorni. Ecco. Ecco, poi eh, Betlemme vuol dire casa del pane, ecco, Betlemme sappiamo bene cosa, che c'è stata la nascita di, di Gesù, ecco, sono i posti proprio eh, della Terra Santa. Ecco, al versetto 22 che abbiamo visto eh, l'incesto di Ruben che si corica con Bila, eh, la concubina di suo padre. Leggiamo. E avvenne che mentre Israele abitava in quella terra, Ruben andò a coricarsi con Bila, concubina di suo padre. E Israele lo venne a sapere. Furono dodici i figli di, Isra di Giacobbe. Ecco, qui ci dice solo quello che era accaduto e il padre lo viene a sapere ecco però non ci dice il testo niente di altro però vedremo più, più avanti ecco, eh, e, e poi eh, leggiamo gli ultimi versetti ecco eh, dove qui non c'è tanto da dire comunque sono tutti i figli delle quattro mogli eh, erano dodici, come sappiamo, le dodici tribù di Israele. Eh, la prima che ha dato figli è stata Lia. Eh, il primogenito era Ruben, Giacobbe, eh, il primogenito di Giacobbe, poi Simeone, Levi e Giuda, eh, Issacar e Zabulon. Sono, sono sei. I figli di Rachele, invece, sono Giuseppe e Beniamino, appena nato. Poi ricordano i figli di Bila, che era la schiava di Rachele, Dan e Neflati, e i figli di Zilpa, schiava di, di, di Lia, aveva dato alla luce Gad e Aser. Ecco. Ehm. E qui poi c'è un riepilogo molto, molto breve, dice «Questi sono i figli di Giacobbe che gli nacquero in Paddan Aram». Ecco, questo territorio appunto verso la Mesopotamia, non, non sanno dove sia, però è, è, Aram vuol dire un territorio ecco, che comprende un po' la Siria ma anche tutta la Mesopotamia. Ecco. E poi alla fine c'è la morte di Isacco. Eh, leggiamo: Poi Giacobbe venne da suo padre Isacco a Mamre a Kiriadarpa, cioè Hebron, dove Abramo e Isacco avevano soggiornato come forestieri. Furono 180 anni i giorni di Isacco. Poi Isacco spirò, morì e si riunì, si riunì al suo popolo, anziano e sazio di giorni. Lo soppellirono i suoi figli Esaù e Giacobbe. Ecco. Ecco, ricordiamo che, eh, che Isacco era quasi cieco, eh, vi ricordate? Ecco, eh, sono passati vent'anni, però eh, avevano avuto una, una vita. Eh, Molto, molto lunga 180 anni sono tantissimi per noi però allora si, sembra che si allora si viveva di più e, e c'è l'incontro appunto con Isacco, il padre e, e Giacobbe ritorna finalmente a, ca, a casa ecco. e, ebron che è appunto è un sito famosissimo in Israele. Si chiamava una volta Kiriat Arba. era l'antico nome di Hebron, e vuol dire sembra città quadruplice. Ehm, nel libro di Giosuè si dice: prima Hebron si chiamava Kiriat Arba, essendo stato quell'uomo più famoso. Più, fam più famoso tra gli anachiti, che erano dei giganti, ecco. E, e sembra appunto che sia il nome di, di, eh, di questo anachita, che era rimasto, sembra un, superti, un superstite. Ecco. E poi c'è appunto l'ultima cosa: si dice che Giac Giacobbe muore. Anziano e sazio di giorni. Ecco, io dico solo che appunto questo è un po' eh, la, via, la, la morte del giusto. Eh, anche di altri patriarchi si dice che eh, con le stesse parole, appunto, anziano e sazio di giorni, sazio di giorni vuol dire che eh, ne aveva avuti quelli che bastavano. Ecco. Eh, eh, Invece spesso l'empio, viene, quando viene punito da Dio, è una morte improvvisa. E infatti anche nel libro dei Salmi si dice Signore, non... Ehm, ehm, non farmi perire a metà della mia vita, dice così Ezechia, il re di Israele. Ecco, la vita non c'era ancora la risurrezione, quindi tutti speravano una vita lunga. E, ad esempio Ezechia quando sta per morire chiede a Dio di vivere ancora, il Signore gli dà ancora... 15 anni, ecco. questo lo, lo leggiamo nei libri dei re. Ecco, qui vediamo il ripudio totale e definitivo eh, degli, degli dei pagani. Ecco, vi ricordate forse che quando Giacobbe con la sua famiglia è scappato ecco, da Labano all'improvviso, Rachele aveva trafugato l'idolo, il feticcio di suo padre, ecco, perché suo padre non, non facesse la divinazione. Ecco. E vedete, l'ho già accennato, il paganesimo era diffuso in tutto il mondo. C'era anche questo dio, ecco, El Shaddai, oppure ecco, Yahweh. Ecco, il Dio creatore però era in mezzo appunto a un, a un nugolo eh, di eh, idoli pagani che non erano nulla. Ecco, erano delle statue, dei simulacri. Ecco, invece il Dio di Israele creatore è il Dio, il Dio vivo. Ecco, c'è una bella differenza. E, e qui leggiamo un passaggio ecco, della, del libro della Sapienza del paganesimo nel mondo. Eh, dice l'invenzione degli idoli fu l'inizio della prostituzione, della, della corruzione anche. La loro scoperta porta alla corruzione della vita. Essi non esistevano a principio, c'era solo il Dio creatore all'inizio, no? l'abbiamo visto eh, nelle prime pagine della Genesi né al principio non c'erano né esistevano, dice la sapienza. Entrarono nel mondo per la vanità dell'uomo e per questo è stata decretata per loro una rapida fine. ecco Sapienza 14, 12, 14. Ecco, adesso non vediamo più. Nella gran parte dei paesi del mondo delle persone che si inchinano davanti a una statua, oppure a un'uffige, ecco, perché è chiaro che poi dietro c'era il maligno, ecco. Però la Bibbia è molto sarcastica sugli dei pagani, perché eh, sono dei simulacri, non si muovono, ecco, invece, eh, invece Dio è il Dio vivo, è il Dio della vita, eh. il suo nome Yahweh vuol dire appunto colui che, che era, che, che è e che viene, padrone assoluto dell'esistenza. Dell e poi mh, Giacobbe predispone per la sua famiglia la purificazione, ecco, allora gli chiede praticamente di purificarsi e cambiarsi le vesti, per, perché Giacobbe intuisce appunto che questi simulacri, questi fetici, ecco, non so come chiamarli, però sono, sono pericolosi, ecco, quindi fa una specie di purificazione. Ecco, che però per noi è molto diverso perché appunto quando gli apostoli vanno a predicare nel mondo pagano, in Turchia, ecco, in Macedonia, poi fino a Roma, ecco, poi anche a Oriente, ecco, la vera purificazione è il battesimo per noi, ecco, che cancella appunto tutte le colpe, tutti i peccati, e si faceva eh, appunto eh, il battesimo eh, degli adulti quando c'erano appunto Paolo, Pietro, gli Apostoli che fondavano le loro, le loro chiese. E questo per noi è la vera purificazione. Poi eh, bisogna rimanere eh, purificati a livello etico. Ecco, e questa è la via eh, cristiana ecco, per noi la purificazione vuol dire operare il bene, ecco. è un avere delle colpe, ecco. questa è la vera purificazione. Poi ci sono anche i sacramenti, però ecco, la purificazione è un cammino interiore. Ecco, che tende appunto a, a fare diventare l'uomo vecchio, che siamo tutti ve vecchi quando eh, nasciamo, perché anche nei bambini si vedono le passioni, e però poi progressivamente il cammino di purificazione dura tutta la vita, ecco, per chi lo vuole, lo vuole praticare. Poi abbiamo visto questo terrore di Dio, eh, perché c'era in vista questa vendetta dei Sichemiti, eh, dei Cananei e dei Perizziti contro appunto la famiglia di Giacobbe a, a motivo della strage che abbiamo visto precedentemente a Sichem. Ecco. E però vedete che in questo caso fa tutto Dio, ecco, Giacobbe non deve fare nulla. Era preoccupatissimo appunto, che la sua casa sarebbe stata eh, sterminata in caso di, eh, di ritorsione, ma invece vedete che qui ci pensa il Signore senza, senza mano d'uomo, senza agenti umani. E poi abbiamo visto la, il rinnovo della benedizione, l'ho già spiegato, eh, questa volta però è la vera benedizione eh, che è di Giacobbe, che adesso è, è il, il patriarca, ecco, il padre delle dodici tribù di Israele. Ecco, però abbiamo visto appunto che, che questa benedizione è finalmente che contiene dentro di sé la, tutta la promessa, ecco, ma, ma non solo per Israele, anche per tutto il mondo, ecco, ed è il progetto di Dio. Ecco, prima Israele, che è il detentore di tutte le promesse fatte nell'antichità, e poi ecco, con Gesù e gli Apostoli eh, si va anche alle genti. Questo contiene tutta la storia della salvezza, siamo all'inizio della storia sal della salvezza, però vedete che c'è già, già tutto. E quindi Giacobbe è depositario della promessa che era stata data sia ad Abram, ma anche a, a Isacco. E Dio appunto dà un nuovo nome a, a Giacobbe. Dice, prima dice appunto assemblea e popolo indicando il popolo di Dio, il popolo di Israele però subito dopo dice anche eh, popoli e re e poi per concludere vediamo che i patriarchi hanno avuto tante prove qui ne vediamo una dietro l'altra con Giacobbe eh, Già la permanenza di vent'anni eh, presso quel furbacchione di Labano e poi tutte le altre prove che abbiamo visto. Ecco, superata appunto la, la prova che viene operata da, da Dio solo con quel terrore che, che si diffonde su tutti i popoli della, di Canaan, ecco, quindi, eh, Dio ecco, ferma questa vendetta di sangue contro la casa di, eh, di Giacobbe, però poi subito dopo c'è un'altra cosa, c'è Ruben che appunto si corica con, eh, con la concubina di suo padre. E que questa è una, è una prova familiare e delle volte sono forse quelle più dolorose ecco queste cose che avvengono eh, nelle, nelle famiglie e poi l'ultima cosa appunto abbiamo visto eh, anziano e sa sazio di giorni ecco, è una formula eh, molto bella eh, che ci fa vedere appunto eh, la, la, mo la morte del giusto eh, la morte del servo di dio ecco e perché poi anche anche nel salmo si dice appunto in i miei giorni erano contati quando ancora non vi era uno. Quindi su ogni uomo c'è un progetto, ecco, anche di lunghezza di vita, oltre tutto il resto. Ecco. E quindi è sempre Dio che tiene in mano appunto, tutte le sorti eh, dei popoli, della storia, ma anche di ogni individuo. Pace bene a tutti e buona giornata.